Per l'ultima prova dell'85 i giudizi non possono che essere benevoli. A Kossuth, in Polonia, l'Italia ha dimostrato vivacità. È stata sconfitta, certo, ma è una sconfitta che lascia sperare. Berzot, costretto da motivi ormai noti, ha operato una poderosa revisione. Molti volti quasi o totalmente inediti, quali ad esempio Massaro, Filippo Galli, Vialli e Serena. Tutti in Polonia ad affrontare Boniek. A Kossuth, freddo e tanta neve. Un clima polare del tutto imprevisto, poiché solo un paio di giorni prima della spedizione azzurra, un pallido sole illuminava il cielo della florida città dell'Alta Slesia. Berzot e gli azzurri hanno storto il naso. Poi, una volta in campo, l'impegno non è mancato. Il match diventa difficile già dai primi minuti. La Polonia al quinto passa in vantaggio con Ziekanowski e i 10.000 spettatori infreddoliti trovano il modo di scaldarsi le mani pensando magari ad una serata trionfale. Invece la formazione azzurra sfodera una replica convincente. Baresi si oppone con dinamismo e intelligenza a Boniek, mentre Bagni, Massaro e Di Gennaro crescono a centrocampo, confortando sempre di più il tandem offensivo Serena-Altobelli. L'occasione per pareggiare la confeziona proprio Altobelli con una punizione dipinta che si stampa sulla cornice orizzontale della rete di Mlinarčík. E nella ripresa, dopo le programmate sostituzioni di Tancredi con Galli e di Scirea col Tricella, la nazionale diventa addirittura padrona delle operazioni. L'unico neo di una manovra che appare finalmente agile è forse costituito dalla troppo rara ricerca di alternative sulle fasce laterali. Quando il gioco viene aperto sulle ali e il cross giunge dall'out, Serena può liberare la sua arma migliore, il colpo di testa. Così la porta polacca riesce a salvarsi per la seconda volta. E così, appena dopo l'ingresso dell'esordiente Vialli al posto di Altobelli, il palo si oppone per la terza volta ad una prodezza di un indomito Bagni. La Polonia è spaesata, Boniek si morde le unghie. Insomma, a Kossuth ci sono stati confortanti progressi che debbono spronare Berzot a trovare la migliore soluzione per il mondiale messicano, magari provando ancora un paio di innesti. Ad Herrera e ai suoi ospiti gli altri giudizi sugli azzurri, quattro dei quali propongono anche questo interrogativo. Andiamo ragazzi, insieme! Possono partire le immagini, vede il blocco fotogrammi, ecco quel passaggio bellissimo di un altro italiano, chiamiamolo così, Barbas. Ecco, commenta rapidissimamente questo gol, questa coordinazione di Maradona, Eleni. Sì, molto bello il passaggio già di Barbas in diagonale, un bel controllo di Maradona con il piede destro e si è cambiato dei piedi e ha tirato sopra il palo opposto. Che è l'unico sempre, punto, esatto. Che è sempre più difficile perché... Che cos'è questo Diego Maradona nel calcio? Senti, io l'avevo visto giocare in Argentino Junior nel 77, ancora che era ragazzino. È un giocatore capace di far tutto, secondo me. È stato utilizzato nell'82 come uomo gol, per cui l'hanno messo un po', secondo me, nelle fauci di Leoni. Portandolo non solo di Gentile, ma anche di altri, perché giocava un po' più avanzato. Io penso che sia uno che può far tutto quello che vuol fare. Sì, può diventare anche un grande regista perché tanto ha un fisico compatto, corre 90 minuti, ha un piedino,
sinistro, forse uno dei più belli che ci siano al mondo, per cui può essere un uomo gol, un rifinitore e anche un regista, secondo me. Ossia, ci sono traguardi infiniti per questo ragazzo ancora molto giovane, un grande investimento anche sul piano finanziario da parte del Napoli, secondo me. Ecco, ce lo presenti tecnicamente, sappiamo che... Come quando metti un calcio all'oratorio. Oltretutto anticipa molto l'avversario, ecco, se un difensore cerca di entrare sulla palla, dove quel guizzo, quella frazione di secondo in più che ti sposta la palla, quindi ti metti in difficoltà, ti metti fuori gioco. Nel marcarlo, lo trovi un giocatore leale, lo trovi un giocatore veramente al di sopra di ogni sospetto, oppure anche lui ha... Direi che in questo momento è la massima espressione di questo calcio, non in modo di parlarne fuori e di discuterne, per cui direi che niente, ha delle doti naturali eccezionali. Ultimamente l'ho incontrato 15 giorni fa con la Juventus a Napoli e direi che ha trascinato veramente la sua squadra a tutto. È un grande campione, fa gol quando vuole, mette i compagni in condizione di segnare quando vuole. Direi che contro di noi ha fatto un gol eccezionale, forse il più difficile di tutti, il più difficile nel senso che lui è un grande campione e si può permettere di tutto. Come lo si può fermare? È difficile perché è imprevedibile, cambia sempre la giocata, è abbastanza estroso. Come si può fermarlo? Ma riprendendolo per la maglia e non fargli i falli da cattivo, perché veramente la gente si toglierebbe un po' di spettacolo che lui sa dare. Secondo te è migliorato Maradona rispetto ai mondiali di Spagna, questo Maradona qui del Napoli? Ma sai, il Napoli si immedesima in lui, il Napoli vuol dire Maradona, i tifosi lo amano, per cui direi è cambiato, non lo so se è cambiato, per me rimane sempre il campione che ho visto in Argentina e il campione che vedo qui in Italia. Bagni può parlarci di Maradona? Lo segue. Non lo conoscevano, tutti quelli che purtroppo lo conoscevano solo per sentito dire, per quello che avevano descritto a Barcellona i giornali spagnoli, e per noi è stata una realtà magnifica, perché giocare a fianco di questo qui e vivere soprattutto a fianco di un uomo così è veramente meraviglioso. Bisognerebbe vederlo, come detto, in allenamento, perché lui si diverte, la dote più grande di questa è che si diverte a giocare, lui arriva e comincia a palleggiare, è uno spettacolo, incomincia di spalla, incomincia di testa, non gli cade mai il pallone, oppure prima di iniziare la partita è di rito, ormai lui e Bianchi che si mettono a palleggiare con un limone, questo è eccezionale, fanno chi palleggia di più e si diverte. Perché lui è veramente uno che si diverte ancora col pallone, perciò direi che è un esempio per tutti da seguire. È il numero uno in assoluto? Sicuramente. Thank you.
meritato. Pasinato alla vigilia della Samb aveva detto: oltre ad avere la difesa buona, anche una organizzazione di gioco molto, molto valida. Io penso che dovremmo cercare così sì di attaccarli, cercare di farli sbagliare un qualcosetta, ma di stare attenti anche di non prendere gol, perché se dovessimo prendere un gol in casa non è molto facile poi poter rimontare. Previsione azzeccata. Brescia e San Benedettese hanno caratteristiche simili, difese di ferro e gioco di rimessa. I lombardi, privi di Gentilini, lasciano venire avanti la Samb, che guidata dall'estroso Manfrin va in vantaggio dopo mezz'ora con lo stesso Manfrin dopo un bel triangolo con Di Nicola. Di Molisani, Baldini si incarica del tiro piazzato e pennella per la testa di Perrone un buon pallone. È l'1-0 il gol partita, 15° minuto di gioco. Nella classifica sempre incerta e comunque corta della Serie B, il Genoa, battendo la Cremonese, passa dalla zona retrocessione a quella della speranza e scavalca in questa altalena di stati d'animo da tifosi i lombardi. Una affermazione costruita con intelligenza tattica da Tarcisio Burnic, allenatore capace, il quale ha forse il torto di non fare i miracoli che pretenderebbero tifosi mai contenti, ma, per fortuna del Genoa, le doti del professionista capace che sa costruire in proiezione d'avvenire meno incerto. Dopo un inizio abbastanza equilibrato, il Genoa va in vantaggio su calcio di punizione concesso per fallo di Montorfano su Maroni. Tacchi calcia pallone preciso sulla destra di Rampulla, privo della necessaria assistenza di un difensore in linea. Subito dopo Burnic dimostra il suo valore. Contiene a centrocampo la reazione dei lombardi e libera spazi al contropiede di Tacchi e Marulla. I migliori del Genoa sono Boscolo e Faccenda. Buongiorno e Filardi giocano bene nella Cremonese. In uno degli spazi che soffrono al contropiede si inserisce, superando Filardi fallosamente, secondo i cremonesi, ma non secondo l'arbitro Tubertini, Miceli, che in azione personale segna il 2-0 che decide la partita in favore del Genoa. Angolo per i siciliani e Benedetti, sbucato dalle retrovie, salta più in alto di tutti e segna. Piare lo farà al 38esimo con Brondi, che riceve da Soda e mette in rete alla sinistra di Pintauro. Le due. Ciò vince chi fa gol. Il Perugia il suo gol ha realizzato al 21esimo del secondo tempo, al termine di una prolungata azione di contropiede iniziata e conclusa dal centravanti Faccini con un tiro imprendibile. Siamo riusciti a conquistare. Finto con un rasoterra di destro al termine di un'azione personale, grazie ad un discusso rigore concesso dall'arbitro Bruschini per un presunto fallo di mano di Giancamilli e trasformato da Ambu. A molti è parso che sia stato il terzino monzese Fontanini ad anticipare di testa l'intervento dello stopper rosso-blu. Andesse volante il biondo Kift su cross di Volpecina. La coppa si tingeva di nero-azzurro. Nell'82 fu conquistata dal Milan. Nella finale per il terzo posto la squadra jugoslava del Rijeka aveva battuto per 3-2 quella cecoslovacca del Sigma Olomouc. Esaurito il calcio.